Eccoci ciao qua. Enrico, ciao come Massimo, stai? Tutto come bene? Stai tu? Tutto bene. Eccoci qua. Ciao. Alla salute. Alla salute, grazie. Senti, mi spieghi come mai che sei un camperista? Questa è una bellissima domanda. Sono camperista perché il camper mi dà un senso di libertà. Beh. Poter cambiare itinerario quando vuoi, poter cambiare strada, e poter fermarsi all'ultimo momento magari a dormire o magari a rifocillarsi in un ristorante, in una locanda, portarsi casa dietro come fanno le lumache, come fanno le tartarughe, è bellissimo. E poi il camper racchiude una serie di cose che riguardano un po' il focolare e ti avvicina alla natura, insomma. Ma lo usi solo per la vacanza oppure lo usi anche per lavoro il camper? Devo dire che vorrei usarlo maggiormente per le vacanze, vorrei fare una vacanza lunghissima. Ultimamente lo sto usando soltanto per lavoro, per esempio quando faccio un film oppure quando faccio gli spettacoli teatrali, finire lo spettacolo ed entrare in un camper dove hai le tue cose, poterti fare una doccia calda, insomma quella è una sorta di coccola in più che ci si concede. Senti, che rapporto ha la tua compagna con il camper, con te, con questa vacanza un po' particolare, diciamo? Sì, devo dire che a Flora piace molto il camper, lei aveva già fatto campeggio a suo tempo, però col camper riunisce un po' di cose insieme, poi adesso con la bambina diventa tutto più facile col camper, perché la bambina, come tu sai, tutti i bambini hanno orari diversi, orari strani, magari se vai in macchina certe cose non le puoi fare, invece col camper ti puoi fermare a dormire quando vuoi. Dei tuoi viaggi che hai fatto con Quante, qual è uno dei più belli che ti è rimasto particolarmente nel cuore, diciamo? Allora, molto, molto tempo fa, io ero un camperista alle prime armi e decisi di fare un viaggio con mio fratello. Andammo in Sardegna, vicino Piscinas, e non dormivamo insieme da quando eravamo fanciulli, quindi dopo 30 anni siamo ritornati a dormire insieme nella stessa cameretta, insomma, e quasi in riva al mare. Ed è stato con mio fratello ritrovare un buon rapporto, e quindi è stata una vacanza indimenticabile proprio per questo motivo qua. E la mattina quando si è fatto giorno abbiamo aperto le tapparelle e abbiamo visto un mare stupendo, quindi quella è una vacanza che ricordo con grande sentimento. E un posto dove non si può mancare con il camper, girare la Sardegna col camper è fantastico, è un'esperienza importante.